Pubblicato dall'INPS l'avviso sul progetto Home Care Premium per l'assistenza domiciliare alle persone disabili e non autosufficienti. Lo rende noto il Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro e Alburni, precisando che possono beneficiare della misura, qualora non autosufficienti, i dipendenti e pensionati pubblici iscritti alla gestione unitaria prestazioni creditizie e sociali, i loro coniugi, i parenti di primo grado anche non conviventi, i soggetti legati da unione civile. Il programma prevede un contributo economico mensile in favore di soggetti non autosufficienti finalizzato al rimborso di spese sostenute per l'assunzione di un assistente domiciliare. L'INPS assicura inoltre i servizi di assistenza alla persona con la collaborazione degli ambiti territoriali e sociali. Al fine di garantire la continuità assistenziale, spiegano dal Consorzio, i beneficiari del progetto Home Care Premium 2019 manterranno i requisiti di ammissibilità della precedente programma e saranno ammessi in via prioritaria al nuovo Home Care Premium, previa presentazione di nuova domanda e valutazione del bisogno socioassistenziale per la determinazione del budget delle prestazioni. L'avviso è volto ad individuare in tutta Italia 35.000 persone aventi diritto alle prestazioni e ai servizi previsti dal progetto, che avrà la durata di 3 anni, dal 1 luglio e fino al 30 giugno 2025. La domanda di partecipazione deve essere presentata direttamente dal beneficiario oppure da un delegato esclusivamente per via telematica entro le 12 del prossimo 30 aprile. Dopo la pubblicazione della prima graduatoria dei beneficiari ammessi, prevista entro il 31 maggio, a decorrere dal 1 luglio e fino al 31 gennaio 2025, sarà possibile presentare nuove domande. Il testo integrale del nuovo bando con tutte le informazioni può essere consultato sul sito istituzionale dell'INPS.